Buonasera, benvenuti e benvenute a una nuova edizione del TG6. In apertura c'è la cronaca, operazione Easy Money dei carabinieri di Pescara e Chieti e della Guardia di Finanza di Ascoli di Piceno, Ascoli Piceno, che ha portato all'arresto di 13 persone con l'accusa di riciclaggio e autoriciclaggio di proventi illeciti. I dettagli nel servizio di Stefano Recanati. Riscuotevano ogni giorno negli uffici postali di Chieti migliaia di euro con singole operazioni al di sotto della soglia del controllo antiriciclaggio, ma i carabinieri se ne sono accorti. Nel frattempo ad Ascoli Piceno i finanzieri si sono insospettiti di una sede aziendale ubicata in un condominio reso inagibile dal recente terremoto. Indagini lunghe partite addirittura nel 2019 che hanno portato nella mattinata di oggi all'arresto di 13 persone, oltre al sequestro di beni per circa 12 milioni di euro. I provvedimenti dell'operazione Easy Money sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti nei confronti di appartenenti ad un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti metallici, al riciclaggio e autoriciclaggio nei confronti di due società site a Monticchio in provincia di Reggio Emilia e l'altra a Giulianova. Le indagini coordinate dai finanzieri di Ascoli e dei carabinieri di Chieti e Pescara hanno permesso di individuare il sodalizio criminoso che reperiva sul territorio nazionale rifiuti metallici in nero e che, tramite una simulata copertura documentale e contabile, venivano convertiti in rottami legittimamente acquisiti da cosiddette teste di legno. Ovviamente noi qui abbiamo acquisito importantissimi elementi di prova documentali e anche prove classiche, sommarie informazioni e quant'altro. Ovviamente questi elementi che noi riteniamo importanti devono poi essere coinvestiti dall'impatto dialettico, dal confronto dialettico con le difese, ma siamo fiduciosi perché abbiamo fatto un buon lavoro. Ecco, io ritengo che abbiamo acquisito importanti elementi di prova. Chieti c'entra perché a Chieti era praticamente la manodopera, se permettetemi di chiamarla così, di questa società fantasmi, il centro nevralgico, che praticamente provvedeva al riciclaggio del denaro e alle fatture. Fatture false, non solo, metteva a disposizione anche il servizio materiale di trasporto del denaro contante che veniva reperito presso gli uffici postali e drenato dai conti correnti delle società cartiere, servizio di recapito alle società di Montecchio e alle società di Giulianova. Quindi è qui che c'è il centro nevralgico sostanzialmente, è qui che si sono verificati i primi reati più gravi e quindi la competenza, ecco qui, che ha ritenuto anche il GIP che ha adottato la misura. Sono stati arrestati a Gorizia due cittadini di nazionalità bulgara che a Pescara avevano rapito una ragazza loro connazionale dopo che questa si era ribellata alla prostituzione a cui era costretta il servizio. Avevano rapinato una giovane donna costretta a prostituirsi a Pescara per riportarla in Bulgaria. Per questo motivo sono finiti in manette due cittadini bulgari di 43 e 35 anni con l'accusa di sequestro di persone e sfruttamento della prostituzione. I due, che avevano caricato di forza la ragazza 21enne, sono stati fermati dalla polizia di Gorizia al casello della A34. L'allarme alla polizia di Pescara è scattato grazie ad una segnalazione di un'amica che nella giornata di domenica aveva ricevuto un messaggio di aiuto dalla vittima. Racconta di un sequestro di persona sventato, tecnicamente consumatosi, perché la ragazza è stata caricata con forza su un furgone e ha viaggiato diversi chilometri. Per fortuna siamo intervenuti come polizia di Stato, perché è stato uno sforzo, dicevo prima, corale, con l'apporto determinante della Procura della Repubblica di Pescara. Siamo intervenuti prima che la ragazza venisse portata oltre confine, quindi verso un destino che è dai contorni assolutamente incerti. È una ragazza che era qui da più tempo, quindi che parlava l'italiano, cosa non, che fa la differenza non da poco, con cui la vittima aveva legato in questi pochi giorni sulla strada a Pescara e che appena ha avuto notizia dell'avvenuto sequestro e ha capito, percepito la gravità della situazione, non ha esitato a contattare i poliziotti tramite 113 e venire in questura e essere anche collaborativa nell'intrattenere una chat telefonica, per quanto saltuaria, perché i messaggi arrivavano uno ogni tanto con la vittima del sequestro. A causa dello sciopero degli avvocati proclamato in tutta Italia dalle Camere penali, salta l'udienza che era programmata per oggi del processo Rigopiano. Tanta amarezza da parte dei familiari delle vittime.
Oggi ci sarebbe dovuta essere l'udienza del 25 giugno, sarebbe dovuta essere una data importante e invece questo sciopero degli avvocati dell'Unione delle Camere Penali vi riporta ancora a combattere, al dolore e a non avere nulla in mano ancora. E purtroppo è proprio così. Poi c'è una combinazione strana che, guarda caso, proprio oggi devono fare questo sciopero delle Camere Penali che già precedentemente è accaduto, quindi ci insospettisce un po'. Questo rallentamento, questa perdita di tempo, insomma, ci fastidisce tantissimo. Che cosa vi aspettavate dall'udienza di oggi? Che almeno cerchiamo di chiudere la prima fase, perché non ancora riusciamo a chiudere la prima fase, cioè si è perso 4 anni e mezzo quasi e non si riesce a sapere, diciamo, niente di concreto ad oggi. Si fa l'appello, si perde tempo e poi c'è chi dà il rinvio, il giudice, e ce ne andiamo a casa senza aver concluso nulla, insomma, ecco. Una vostra delegazione anche all'interno che cosa chiederà al giudice quando uscirà dall'aula per il rito di rinvio? Sicuramente in un modo tranquillo chiederanno che si accelerino i tempi, vengono accelerati, perché non è giusto che noi veniamo presi proprio a pesci in faccia, quasi posso dire, presi in giro, perché la giustizia dovrebbe essere al servizio del cittadino, invece qua sembra che sia al servizio di qualche potere. Veniamo ora al bollettino Covid. Quest'oggi sono 19 nuovi casi accertati in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 2745 tamponi molecolari e risultato positivo lo 0,69% dei campioni. I nuovi positivi hanno età compresa tra 8 e 94 anni. Di questi 8 sono residenti in provincia dell'Aquila, 5 in provincia di Chieti, 1 nel Pescarese, 5 nel Teramano, mentre 1 proviene da fuori regione. Non si registrano decessi recenti, il bilancio delle vittime quindi resta fermo a 2512. Scendono ancora i ricoveri, che passano dai 33 di ieri ai 29 di oggi, tornando ai valori della metà di agosto 2020. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 1025, 12 in meno rispetto a ieri. Di questi 28 pazienti, 3 in meno rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica. Uno in meno rispetto a ieri è in terapia intensiva, mentre gli altri 996 positivi accertati, 8 in meno rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Nelle ultime 24 ore i guariti sono aumentati di 30 unità. Cambiamo argomento. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione Europea, oltre 60 milioni dei fondi del Recovery saranno destinati alla realizzazione della zona economica speciale abruzzese in un'ottica di rilancio economico e infrastrutturale del Paese. Quasi 63 milioni di euro per la zona economica speciale abruzzese. Inizia a delinearsi in che modo verrà ripartito tra le varie regioni italiane il cospicuo bottino da oltre 190 miliardi del Recovery Plan. Tra le priorità stilate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato definitivamente alla Commissione Europea il 30 aprile scorso, c'è la realizzazione della ZES, il corridoio per gli scambi commerciali tra Est e Ovest, in cui l'Abruzzo, per questioni geografiche, è attore protagonista. Complessivamente, dei fondi europei destinati all'Italia, 62,9 milioni saranno destinati alla zona economica speciale. Di questi, 19 milioni e 800 mila euro verranno investiti sul porto di Ortona, altri 8 milioni e 650 mila euro invece andranno a Vasto, dove verranno utilizzati per l'estensione delle banchine del porto e per collegare questo alla strada statale 16. Per il governo questa è senz'altro un'occasione di rilancio economico e infrastrutturale, e le infrastrutture non saranno solo quelle della costa. Un'importante somma andrà da Tessa, 24 milioni e 450 mila euro potenzieranno la linea ferroviaria regionale e della logistica dedicata al trasporto merci. Altri 10 milioni andranno all'area industriale di Manoppello, dove si trova l'interporto, per il potenziamento della rete logistica abruzzese. Questo è il quadro delle risorse europee destinate alla ZES, ma nel PNRR dovrebbero esserci ulteriori investimenti in Abruzzo. Viabilità ha confermato lo stop ai cantieri lungo la A14 a partire dal 9 luglio. Oggi a Pescara c'è stato l'incontro tra il presidente Marco Marsiglio e i vertici di Autostrade per l'Italia, durante il quale è stato assicurato il blocco dei lavori in previsione
dell'esodo estivo di quanti andranno in vacanza. Marsilio poi ha rilanciato il progetto della terza corsia. Le autostrade sono vecchie e devono essere riammodernate. Queste le parole del governatore al termine dell'incontro. Ascoltiamolo. Questa è un'autostrada, una struttura vecchia dove per 20 anni non si sono fatti investimenti, non si sono fatte manutenzioni e adesso anche con le nuove normative e nuove scadenze tutto a un tratto bisogna fare manutenzioni in tutte le gallerie, in tutti i viadotti e questo inevitabilmente appena sarà passata diciamo, la tregua estiva si ricomincerà e andrà avanti ancora per anni. A maggior ragione per questo ho di nuovo sollecitato una soluzione radicale vera che è quella di fare una vera autostrada a tre corsie, quindi ampliando la carreggiata, facendo in parallelo i nuovi tracciati dove la carreggiata non si può ampliare perché il territorio ha bisogno di un'infrastruttura moderna e non possiamo stare 10 anni a fare questa penitenza per ritrovarci comunque un'autostrada con due corsie, senza corsie d'emergenza e molti tratti, con corsie strette, con tracciato comunque vecchio e superato, in alcuni casi anche pericoloso, non più a norma. Non bisogna dimenticare che questa è un'autostrada progettata negli anni 60, costruita tra gli anni 60, 70 e i primi anni 80, quindi è una, dopo 40 o 50 anni inevitabilmente bisogna fare qualche cosa di diverso, il territorio lo richiede, ne abbiamo bisogno per dare sviluppo alle nostre aziende, al nostro turismo, abbiamo bisogno di infrastrutture all'altezza e di infrastrutture più moderne. Inaugurata questa mattina all'ospedale Mazzini di Teramo, la nuova sede del 118, 1000 metri quadri appena ristrutturati, situati nel terzo lotto del nosocomio teramano dove lavoreranno oltre 200 operatori del soccorso, potenziata anche la sede del centro trasfusionale. Ce ne parla Tania Bonici Castelli. 300 chiamate di soccorso al giorno, 35.000 missioni l'anno e 220 operatori. È il 118 dell'ospedale Mazzini di Teramo, al quale l'ASL riserva da oggi una nuova sede di 1.000 metri quadrati nel terzo lotto del nosocomio teramano. Abbiamo centralizzato tutto, tutte le cose che facevamo le facevamo sparse per il territorio, basti pensare ai corsi di formazione sulla defibrillazione precoce o anche i corsi avanzati. Negli spazi nuovi abbiamo due aree formative che saranno a disposizione dell'azienda stessa e di conseguenza abbiamo riniziato a tamburo battente la formazione qui, ma pensata soprattutto in ottica delle maxi emergenze. Quanto personale lavora al 118 di Teramo? Personale dedicato, abbiamo 24 infermieri, compresa la centrale operativa trasporti e poi 10 medici e 12 autisti. I lavori della nuova sede del 118 sono iniziati a dicembre scorso e sono costati circa 900.000 euro. Soddisfatto del risultato, il manager dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. Una novità che porterà quali vantaggi? Innanzitutto porta vantaggi agli operatori che vengono allocati in una struttura idonea e che è più confacente all'attività che devono svolgere. Adesso hanno una struttura altamente idonea, attrezzata, con spazi adeguati dove vengono rispettate tutte le distanze e inoltre va verso quel senso di nuova innovazione che si vuole dare all'azienda di Teramo. E nell'ottica dell'innovazione al Mazzini di Teramo è stata completata e potenziata anche la sede del centro trasfusionale. È un centro all'avanguardia sia dal punto di vista diagnostico che organizzativo, è uno dei modelli portati ad esempio perché in uno spazio anche ristretto siamo riusciti a realizzare uno dei migliori laboratori di virologia europei per le attrezzature soprattutto e per il personale qualificato che ha detto. Abbiamo aperto anche un laboratorio dedicato alla diagnostica Covid e siamo riusciti a monitorare l'andamento della diffusione del Covid sia a livello ospedaliero della nostra ASL ma anche sul territorio e quindi a bloccare immediatamente eventuali focolai o comunque essere sempre attenti ai segnali di allarme che sono provenuti in questo periodo. Ieri visita del Ministro della Cultura Dario Franceschini ad Aielli, piccolo centro marsicano noto per i suoi murales. L'occasione è stata l'inaugurazione di una nuova opera, la riproduzione della Divina Commedia per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Perché siamo qui? Siamo qui
per inaugurare, ormai lo sapete, l'ultima opera, la Divina Commedia, che sarà leggibile sulla parete del nostro borgo. Perché l'abbiamo pensato di scriverla? Perché nel 2018 abbiamo capito con Fontamara che era possibile trascrivere su parete un intero libro, abbiamo capito che eravamo gli unici in Italia ad avere un libro su parete, abbiamo capito che era possibile creare una biblioteca a cielo aperto, il che ci è risultato poi molto utile in tempo di Covid e con la pandemia. Aielli è un modello. Queste sono state le parole pronunciate alla stampa e ai giornalisti presenti ieri dal ministro alla cultura del governo Draghi, Dario Franceschini. Aielli con il suo piccolo grande miracolo. Aielli che fa luce sul territorio e adesso anche in Italia, grazie alle parole scritte sulla pietra, incise sulle mura di un borgo montano abruzzese che dopo 32 anni è riuscito a portare a casa sua un ministro. Un pomeriggio entusiasmante che è valso da almanacco per la memoria del sistema Marsica. Però ne ho sentito parlare molto tempo, soprattutto da quando, dal 2018, è iniziata questa intelligente iniziativa, prima sui murales. La street art è un settore che nuovo, che crescerà in Italia e nel mondo moltissimo, crescono gli artisti, cresce, è un modo di arricchire i luoghi, di renderli più belli, di metterci arte contemporanea su pareti antiche. Quindi un'iniziativa molto intelligente. E poi questa cosa straordinaria delle scritte, prima Fontamara, scritta tutta a mano, l'abbiamo vista e visitata prima con straordinaria intuizione, i sindaci misurano la qualità della loro azione non soltanto sulle cose che fanno, ma anche sulla capacità che hanno di identificare le idee buone che vengono proposte e distinguere da quelle cattive. Quella era un'idea buona e hai fatto molto bene ad accoglierla e caratterizzare Aielli per questo. Poi la Costituzione, un messaggio molto forte, molto pedagogico, molto educativo, sarà un luogo, e già e sarà un luogo sempre di più di visita per le scuole. E poi questa cosa molto bella per i 700 anni della morte di Dante. Ad Aielli la cultura italiana, dal senso civico alla letteratura, è scolpita sulla pietra per la gioventù e per tutta la gioventù che verrà. È un grandissimo riconoscimento, 6 anni di lavoro, 6 anni di investimenti sulla cultura che alla fine hanno pagato, perché ci ha scelto il ministro, non l'abbiamo cercato noi, è lui che ha cercato noi. E è un premio, è un riconoscimento, è una benedizione laica, come ho detto, e ci inorgoglisce ovviamente. Il comune di Montesilvano ha vinto il contenzioso con l'ATI, che avrebbe dovuto realizzare delle scuole di legno in 2 siti della città. Un verdetto che dà sollievo alle casse comunali e che permette anche di ripianificare il futuro di queste 2 aree. Ce ne parla Andrea Costantini. Il comune di Montesilvano ha vinto la disputa legale con l'associazione temporanea di imprese CME e ING Lease Italia. L'ATI avrebbe dovuto realizzare 2 scuole di legno in via Inghilterra e via Migliorino di Pietro. Una volta partiti i lavori nel 2012, l'amministrazione presentò alle ditte delle richieste di variante dei progetti per rendere più funzionali le scuole. Da lì iniziarono i problemi con la sospensione dei lavori e l'ATI portò la disputa in tribunale, che si è risolta dopo anni, proprio nei giorni scorsi. Nella sentenza il giudice ha rigettato la domanda di CME, ne ha accertato l'inadempimento e l'ha condannata al pagamento di oltre 87.000 euro a titolo di risarcimento. Da un punto di vista, se vogliamo, economico, eravamo preoccupati, perché una sentenza contraria da quella che è stata sarebbe significato per il comune, insomma, un esborso di denari importante. Invece con questa sentenza sia uno che gli altri aspetti sono superati e noi siamo già al lavoro per ragionare appunto una riqualificazione e una realizzazione di opere appunto in quei siti che possono appunto, come dicevo prima, dare a Montesilvano quello che merita. La pronuncia del Tribunale ora apre nuovi spiragli per le 2 aree. Intanto si provvederà alla demolizione delle strutture che fino allo stop dei lavori erano state messe in piedi, quindi il Comune dovrà decidere a cosa destinarle. Sicuramente la decisione verrà presa collegialmente, quindi a breve riunirò insomma la maggioranza, perché si tratta di una decisione importante. Diciamo che nell'area di via Togliatti, di via Migliorino di Pietro, in realtà si potrebbe proseguire il lavoro iniziato tanto tempo fa con la realizzazione di una scuola che serve in quella zona. Quella di via Inghilterra invece ha diverse opzioni e ragioneremo insieme qual è la più funzionale, la migliore per il territorio.
Apre i battenti ad Avezzano il primo museo dell'elettronica. Questo weekend si potranno riscoprire videogiochi, flipper, console e computer prodotti tra il 1971 e il 2000. È la più grande esposizione d'Europa dedicata a questo tipo di intrattenimento. Primo museo dell'elettronica qui ad Avezzano, sicuramente un record questo che può vantare la città marsicana, capofila del territorio marsicano. Partiamo dall'inizio, da dove è venuta l'idea di dedicare un'area intera, una maxi esposizione alle macchine elettroniche che ci permettono di fare anche un tuffo nel passato dell'intrattenimento? Sì, l'idea nasce circa 5 anni fa da 3 appassionati, quindi da me, da Alessandro De Berardino e da Eric Pede, e abbiamo cominciato tantissimi anni fa a collezionare arcade, flipper, console e computer che poi sono diventati vintage. Dopo un anno di rinvii causa Covid finalmente apriamo. Questa è l'esposizione più grande d'Europa, permanente. Alle sue spalle c'è un pezzo unico. Sì, alle mie spalle c'è il Nothing Computer Space, che è il primo coin-op della storia. Nel 1971, a novembre comprerà 50 anni, non sembrerebbe dallo stile e dal design, però è così. Come avverrà l'accoglienza di tutti i visitatori? Perché sarà sicuramente un fine settimana di fuoco, visto l'eccezionalità di un museo di questo tipo. Sì, l'accoglienza avverrà nel rispetto delle norme Covid. Noi forniremo a tutti i visitatori dei guanti monouso, larghi, quindi non avranno problemi di taglia, e potranno utilizzare tutto ciò che è nelle sale interattive gratuitamente in modo illimitato. Invece, per concludere, il pezzo che va ad accomunare l'infanzia di tutti, diciamo la macchina che tutti avevano magari all'interno di una sala giochi, che ricorda proprio la nostra infanzia, no? La nostra fanciullezza. Sì, diciamo che il trade union fra le generazioni è sicuramente il flipper, perché parte dalla fine degli anni 60 per arrivare fino agli anni 2000, quindi ha unito sicuramente due generazioni. Noi vorremmo riproporre però una cosa che hanno perso i giovani d'oggi, cioè l'aggregazione. Qui non si viene solo per giocare e divertirsi, c'è anche cultura museale ovviamente, però è l'idea di aggregazione, di stare insieme padre e figlio oppure ragazzi. Qui è un ambiente smoke free, è un ambiente alcol free, è un ambiente controllato, c'è un ingresso oltre ovviamente alle uscite di emergenza, se è un solo ingresso però, e quindi si sta in modo tranquillo e cerchiamo di ricreare appunto quello. Ci saranno anche dopo l'apertura, non nell'inaugurazione, anche giochi di società, giochi da tavolo che possono utilizzare sempre gratuitamente. Guardiamo anche Tennis for Two è stato il capostipite, possiamo dire il nonno di tutti i videogiochi di tutti i tempi. È del 1958, tramite un oscilloscopio girava su un computer analogico e riproduceva gli effetti fisici di una pallina da tennis. Questo è esattamente l'oscilloscopio e il modello esatto che veniva usato nel 1958 nella fiera in cui fu presentato. E ora lo sport con il calcio. Ultime ore a disposizione per le squadre di Serie C per completare l'iscrizione al prossimo campionato. A Teramo, dopo l'apprensione degli ultimi giorni, sembra si sia giunti alla fumata bianca per essere ai nastri di partenza della prossima Lega Pro. Jacopo Forcella. La fumata bianca pare essere vicina. Il Teramo sarà ai nastri di partenza del prossimo girone, presumibilmente B, della Lega Pro. I contatti continui degli ultimi giorni pare abbiano portato a trovare la cifra richiesta per chiudere tutto quello che c'era da chiudere per la stagione passata e versare quanto dovuto per partecipare al campionato che verrà, con tanto di documentazione allegata. Per iscriversi infatti serve una garanzia fideiussoria da 350.000 euro e andrà versata una somma di 60.000 euro suddivisa tra 5.000 euro di quota associativa alla Lega Pro e 55.000 euro come quota di partecipazione alle competizioni ufficiali. In quella data inoltre i club dovranno essere in regola rispetto a eventuali debiti scaduti alla data del 31 marzo nei confronti della FIGC, delle leghe e di società affiliate alla federazione. Assolvere il pagamento degli emolumenti dovuti fino alla mensilità di maggio 2021 compreso ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo, che una volta saldati gli emolumenti dovranno firmare le relative liberatorie per il semaforo verde ad uno dei documenti fondamentali per ripartire nel 21-22. Iachini, dopo la lettera posta rinvio del PEF, come era facilmente pronosticabile, è tornato sui suoi passi. Una mancata iscrizione avrebbe ridotto a zero le possibilità anche future di un'approvazione del piano economico finanziario, col sindaco D'Alberto che si era già detto pronto nell'ipotesi peggiore a prendere in mano la situazione. Ma altrettanto evidente che nessuno voleva pensare allo scenario paventato dal massimo dirigente biancorosso non più tardi di qualche giorno fa. Cosa sia cambiato
cambiato da allora? Difficile saperlo. Più semplice ipotizzarlo. Sta di fatto che Iachini in questi giorni pare abbia chiesto sostegno ad alcune personalità per far fronte alla situazione economica e provare a disegnare le linee di sviluppo futuro. E che dopo alcuni tentativi la richiesta abbia portato i frutti desiderati. Questi dunque gli adempimenti per partecipare al torneo. Poi ci sarebbe anche da giocarlo, costruendo una squadra competitiva attorno ad un allenatore che per il momento non c'è, ad un direttore sportivo che ha un contratto che scade mercoledì prossimo, per iniziare una preparazione e un ritiro ancora da organizzare. Insomma, manca se non tutto, quasi, perché molti tesserati della prima squadra stanno prendendo altre strade. Bombaggio, ad esempio, viaggia spedito verso Bari. Molti di quelli in scadenza, se non tutti, dovranno essere contattati dopo l'iscrizione per cercare di trovare un accordo ad un nuovo legame. E se così non fosse andrebbero comunque sostituiti. Questioni però che saranno d'attualità solo la prossima settimana. Per adesso Teramo sembra poter tirare un sospiro di sollievo. Proseguiamo con la pallavolo. Domenica 27 alle 18:30 al Valle Anzuca di Francavilla, in programma l'attesissima gara 2 della finale playoff promozione in A2 tra l'Altino e il Volta Mantovana. Le virgiliane hanno vinto all'andata per 3-2 in caso di successo, per 3-1 o 3-0 le abruzzesi sarebbero promosse. Se dovessero invece vincere per 3-2 si giocherebbero il decisivo Golden Set, l'equivalente del tie break. La gara sarà trasmessa in diretta sul nostro canale 14 TV6 con replica lunedì alle ore 21. E questa era la nostra ultima notizia. Tutti i servizi potete recuperarli sul nostro canale YouTube e sul sito tv6.it. Grazie per averci seguito e buona serata.